anche la Lega Navale coinvolta in questa stupenda giornata che è la seconda edizione e che si sta svolgendo proprio qui davanti alla sede. Sì, intanto vi ringrazio per essere in tribunale. Questa manifestazione fa parte di una manifestazione ancora più ampia che è la manifestazione che Aria Marina Protetta, che ringraziamo, e Lega Navale organizzano ormai da 8 anni. E questa è una delle manifestazioni inserita nell'ambito di questa manifestazione più grande. Lo sport non è soltanto agonismo, lo sport è anche acquisire socialità, e quando parlo di socialità significa anche comportamenti adeguati, quindi anche il rispetto dell'ambiente. Stamattina ad esempio sono qui sulla 2000, questa giornata bellissima, in questa iniziativa bellissima, devo sottolineare, perché portare 400 bambini delle scuole del circondario crotonese a contatto con la natura, quindi il mare, l'avvenire, una giornata così stupenda, e trovare sulla spiaggia a giocare a pallamano, a pallacanestro, pallavolo, provare il kitesurf, il windsurf, il calcio, perché c'è anche la società di calcio che ha portato qui i propri istruttori, anzi consentimi di ringraziarle, queste società che sono a fianco di questa iniziativa stamattina, ma stiamo vedendo soltanto visi di bambini soddisfatti, e lo sono ancora di più le loro insegnanti, perché come dire, l'obiettivo, la finalità era quella sì di portare i ragazzi a fare sport, ma portarli anche a contatto con la natura e soprattutto a rispettare la natura in cui stamattina si trovano. Con questa manifestazione di giochi sulla spiaggia è partita già dall'anno scorso un piccolo contributo di alimenti sani. Questi ragazzi, noi diamo tutti quanti una banana, un succo di frutta, per cominciare una certa educazione alimentare. È una bellissima giornata, siamo tutti soddisfatti, perché vedere questi ragazzini che si divertono è quello che ci gratifica. Grazie. Quindi noi oggi stiamo vivendo un'attività territoriale dove sono coinvolte 8 scuole con 450 ragazzi, ma queste cose le possiamo far vivere alle scuole del nord, alle scuole da fuori, che qui a Crotone, come io, trovano tutti gli elementi per poter farlo.